Sei pronto a regalare ai tuoi clienti innovazione e semplicità? Fidelizza i tuoi contatti e acquisiscine di nuovi. A Cava dei Tirreni c'è SCF Group. A distanza ormai di ben 4 mesi dall'inaugurazione, avvenuta in pompa magna lo scorso 18 maggio, l'ascensore che collega la stazione ferroviaria di Vietri sul Mare a Piazza Matteotti resta inaccessibile. A quanto pare, a bloccare l'apertura dell'importante opera, il ritardo nella concessione da parte del Ministero di ulteriori autorizzazioni. Nel frattempo, così come segnala ai nostri microfoni il consigliere comunale di opposizione Alessio Sedetillo, resta la problematica relativa all'attraversamento pedonale sull'ex statale 18 per chi utilizza le scale per scendere dalla stazione ferroviaria. Nelle scorse settimane, infatti, diversi casi di persone investite da autovetture in transito. Ma sicuramente ci sono degli oggettivi problemi di viabilità. Purtroppo siamo soliti verificare degli incidenti stradali proprio nella zona di attraversamento pedonale della nazionale che va verso la stazione, soprattutto nella fase estiva molti sono gli avventori che magari non conoscono la zona e quindi in quel punto un po' cieco hanno difficoltà e si verificano proprio degli investimenti. Il problema dell'ascensore oramai è un problema che ci siamo posti e che abbiamo sollecitato in periodo di campagna elettorale, quando in via del tutto propagandistica e senza alcun criterio si è proceduto all'inaugurazione di un impianto realizzato ma senza autorizzazioni ministeriali all'esecuzione, alla messa in esercizio. Quindi un'inaugurazione che è servita soltanto a fare propaganda elettorale, ma che produce e continua a produrre disservizi per i cittadini. Oggi nessun vietrese può accedere a quel servizio, si continua a fare lavori di abbellimento dell'esterno della struttura, ma di fatti la sostanza è questa. Non è possibile accedere all'ascensore perché mancano dei certificati di collaudo da parte degli enti ministeriali. Quindi una situazione triste di cui chiederemo conto ovviamente nelle sedi consiliari, ma che puntiamo a chiudere quanto prima possibile, perché è inaccettabile che si facciano queste attività puramente per scopi propagandistici ed elettorali e non per fornire servizi ai cittadini.